Eccoci, oggi vi mostro come registrare la vostra Gevagy 9 usando soltanto un cavetto USB. Sigla! Per prima cosa collegate il cavo USB all'uscita USB della centralina. Dopodiché collegate il cavo al vostro computer e lasciate che la centralina installi automaticamente i propri driver. Ora aprite la schermata Routing Drums e direzionate ogni singolo pad verso i direct out che preferite. Io li ho impostati in modo decisamente classico, col kick, lo snare, l'hi-hat e il ride in mono, mentre i tom e i crash in stereo. Se volete registrare separatamente anche gli effetti del drum kit selezionato, dovete togliere ogni singola casella dalla striscia Master Out e selezionare per essa le caselle Instrument Reverb, Room Reverb e Multi FX nella funzione Routing Others. Per quanto riguarda gli effetti Ambience, sono strettamente collegati al drum kit selezionato e verranno automaticamente registrati insieme ai suoni del drum kit attraverso i Direct Out. Aprite ora il vostro software di registrazione. Io uso Cubase, ma potete usare quello che preferite. Nelle impostazioni del programma dovete cercare i driver della vostra Gevagy 9 appena installati e selezionarli. Se non doveste trovarli nell'elenco del programma, niente paura, io ad esempio li seleziono attraverso i driver ASIO for All. Andate ora nelle connessioni audio, dobbiamo creare tanti ingressi quanti sono le uscite dalla centralina. Per come l'ho io impostato un attimo fa, i primi 8 ingressi corrisponderanno agli 8 direct out, mentre l'ingresso 9 e l'ingresso 10 corrisponderanno al left e il right dello stereo out. Fate attenzione a creare gli ingressi esattamente come avete impostato la centralina. Il kick e lo snare erano mono, mentre i tom stereo e così via. L'ultimo ingresso, corrispondente all'uscita 9-10 della centralina, e cioè il master out, mi servirà per registrare gli effetti. Torniamo ora nel sequencer e creiamo tutte le tracce audio che ci servono, anch'esse mono per i canali mono e stereo per quelli stereo. Una volta create, dobbiamo direzionare al loro interno gli ingressi delle connessioni audio che abbiamo creato un attimo fa. Sia gli ingressi audio che le tracce audio seguono lo stesso ordine. Nella prima il kick in mono, nella seconda lo snare in mono, nella terza i tom in stereo, nella quarta il ride in mono, nella quinta l'hi-hat in mono, nella sesta i crash in stereo e nell'ultima gli effetti, sempre in stereo. Bene, selezioniamo tutte le tracce e registriamo. E con questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguitemi su tutti i miei canali per restare informati sulle prossime pubblicazioni. Ciao!